Signore e signori, buona domenica, benvenuti nella rubrica Uno Pezzo di Strike Channel. Questo è il videocommento del capitolo 968. Questo è il primo di una serie di due o tre videocommenti dove, siccome è terminato il flashback del grandissimo gol di Roger, inizieremo a sparare delle teorie che veramente a suo giro potrebbero iniziare a essere piuttosto serie, per il semplice fatto che ci sono finalmente dei punti importanti su cui possiamo aggrapparci, che possiamo iniziare a mettere insieme. Un po' come se avessimo le coordinate dei quattro rotponigrifi, potremmo iniziare seriamente a tirare le coordinate qui. Ovviamente però ci sono dei punti oscuri all'interno di questo manga, delle cose che Oda, delle carte che ancora Oda non ha giocato, ce le ha nascoste, segrete. Quindi possiamo fare delle teorie, ma poi noterete sin da subito che ci sono delle biforcazioni, potrebbe essere così, colì, e quindi poi non è detto che la azzeccheremo in pieno, o comunque dovremmo proporre appunto 3-4 teorie. E poi, soprattutto, anche qualora uno di queste vi dovesse convincere tantissimo, ricordatevi che possiamo arrivare fino a un certo punto, cioè non sappiamo poi dopo il finale cosa sarà, cosa succederà. Possiamo anche aver intuito cosa è successo, ma non sappiamo come Oda lo presenterà, che è altrettanto bello e importante. E poi, soprattutto, non venite a dire le solite frasi che dite ogni volta che qualcuno prova a fare una teoria generale, tipo: "Wow, ci ha preso in pieno, mi hai spoilerato il finale, adesso arriva Oda e t'arresta", queste solite battute che fate ogni volta che uno prova a fare un mezzo video con una mezza teoria, fate sempre le stesse battute, per cortesia e basta. Quindi, allora, in questo capitolo, in questo videocommento parliamo innanzitutto della mia avventura, che all'interno di questo flashback fondamentale, il flashback della storia meravigliosa di Roger, dall'inizio quando incontra Oden fino, cioè all'inizio diciamo della parte finale del viaggio quando incontra Oden, fino alla fine quando scende dalla nave, la mia avventura è quella di Chiffon e Capone Beghe. Cioè, sembrano quasi buttati a caso, personaggi molto secondari in una storia meravigliosa e gigantesca. Cazzo, poteva mettere nella mia avventura il Reverie, che ne so, i Gorosei, qualcosa di importante, invece no, ci ha messo questa storia qui. Allora, forse questa storia non è tanto da poco. Ricordiamoci che anche Jinbei sembrava una mini avventura da poco con Wadatsumi, poi alla fine ti spunta un po' nei griff. Quindi, magari alla fine di questa storia, però non è successo molto. La volta scorsa Chiffon la stavano praticamente prendendo i Marine, adesso la vediamo che l'hanno presa e l'hanno portata via. Non è che è cambiato molto, non è nessuno scoop. Però magari alla fine lo scoop arriva. Personaggio importante, un fatto importante, eccetera. Comunque, andiamo avanti. Una cosa fondamentale di questo capitolo è che il tesoro già esisteva, già, il tesoro sta lì. Il problema è che il nome One Piece non è che stava scritto inciso sul tesoro. Benvenuti, avete conquistato il One Piece. Non è andata così. È un nome che gli hanno appioppato dopo. E questa è una rivelazione abbastanza scioccante, alla pari della rivelazione secondo cui, la volta scorsa, il nome Raftel gliel'ha dato stesso Roger. Quindi questi nomi, i tesori già stavano lì, l'isola già stava lì, però i nomi gliel'hanno messi dopo. Questo è importante. Così come è importante anche l'altro aspetto, cioè la tempistica. Io ero un po' in dubbio su questa situazione. L'avevo pensata, magari è vero, Roger è arrivato troppo presto, è vero, magari vi è una tempistica fondamentale da rispettare, ma magari anche no. E invece no, lo dicono i Re del Mare, che c'è una tempistica. Fra tot anni, tra un po' nasce quello, nasce quell'altro, adesso si ritrovano, si rifanno. Quindi ci porta a pensare che si va verso un certo tipo di situazione di cui adesso parliamo. Quindi la tempistica c'è, Roger in un certo qual modo è quasi sfigato, e tutti quelli che vivono in questa era sono più fortunati come le supernove, sono nati proprio nell'era in cui sta per succedere qualcosa di importante. Il che ci fa anche pensare a Doflamingo quando dice ai draghi celesti: "Preparatevi a cadere dai vostri piedistali", cioè praticamente ci stiamo proprio avvicinando a una catastrofe. E ricordiamoci che la supernova in astronomia è una stella che esplosa, no? Quindi, ma e le stelle esplodono perché hanno anche loro un tempo di vita, e quindi l'esplosione sta per esserci, potremmo dire così. Comunque, e poi ovviamente parliamo del ritorno di Oden a Wano, perché comunque è importantissimo, cose abbastanza scontate. Sapevamo che la situazione a Wano era peggiorata, sapevamo che Oden si sarebbe incazzato, sapevamo che sarebbe andato a scontrarsi con Orochi, e sapevamo che molto probabilmente, se Orochi ha acquistato il potere, perché già è entrato in comunione di affari con Kaido. Quindi poi in realtà non è che sappiamo molto, però sicuramente questo flashback terminerà con un grande ritorno a Wano, che poi ci ripiomberà di nuovo al futuro, ormai al presente, diciamo. E vabbè, questi sono i punti fondamentali. Facciamo la sigla e poi iniziamo a parlare di questa super teoria che cerca la prima di una piccola serie che cercherà di mettere un po' insieme i punti. Signore e signori, sigla! Beh,
Va bene, va bene, va bene. Non mi ricordo il volume della sigla, se l'ho messo bene o l'ho messo male. Non mi ricordo se ho staccato il mio microfono, perché magari si è sentito qualche bestemmia mentre c'era la sigla, ma questo non è importante. Adesso parliamo subito, subito, subito di questa teoria. Sono abbastanza gasato, è domenica mattina e sono molto felice. Allora, partiamo dai fatti certi, un po' come se fossero i nostri road pony cliff, no? Le nostre indicazioni certe. Il primo fatto è che tutti stanno aspettando qualcuno, perché piaccia o non piaccia, poi dopo parliamo dell'effetto predestinato, perché già ho delle critiche a cui rispondere, ma ci possono stare, qui non è che voglio cambiare l'idea di nessuno, però per dire, dobbiamo parlare un po' di tutto. Comunque, tutti stanno aspettando qualcuno. Sappiamo anche che arriverà un uomo che cambierà il mondo, l'uomo che Roger stava aspettando, eccetera, eccetera, e attenzione anche a un piccolo aspetto su questo punto, quest'uomo. Magari qualcuno lo sta aspettando perché spera che arrivi, qualcun altro come i Gorosei temono che arrivi, è una cosa ben diversa, però fatto sta che qualcuno ha minacciato tempo fa di rinascere, di esserci, e quindi poi c'è chi fa il tifo a favore e chi fa il tifo contro, diciamo, però questo qualcuno sta per arrivare. Chi sarà mai? Qui arriviamo al terzo punto. Tanti potrebbero esserlo, ma boh, chissà chi è. Una delle supernove? Teach, una della vecchia generazione, Shanks, qualcuno che ancora deve venire, il figlio di Shanks, ma chi? Adesso vediamo. Però questo qualcuno sta per arrivare, questa è una cosa fondamentale. Però a questo punto, signore e signori, una biforcazione è fondamentale. Una parte è proprio un canale di pensiero che ci porterà a questo video, cioè che quest'uomo che arriverà è perché One Piece è un manga che cerca poi alla fine di dare un senso pseudomistico, che significa che se Roger stava aspettando qualcuno, se tanti sanno che sta per arrivare qualcuno, è perché è scritto da qualche parte, in un testo sacro, nel Rio Ponygriff, una leggenda che si tramanda, e quindi questo qualcuno sta per arrivare perché è scritto da qualche parte, e quindi è ovviamente è tutto un senso pseudomistico, un po' come io ho fatto l'esempio in live: nell'Antico Testamento i profeti maggiori, Isaia, Ezechiele, Geremia, Daniele e tutti i profeti minori, annunciavano che sarebbe arrivato qualcuno, un messia. Poi i cristiani dicono è stato Cristo, gli ebrei dicono non è vero, però fatto sta che è un po' così, capito? C'è questa cosa che tanti dicono, testi sacri dicono che sta per arrivare qualcuno. L'altra versione è quella cinica. È vero, arriverà qualcuno, ma soltanto perché è la nostra speranza. Un po' come se tu facessi il talent scout e di lavoro devi cercare talenti. E tu speri che arrivi il talento e speri che sarai tu a trovare il talento e metterlo sotto contratto e guadagnarci dei soldi. Lo so, però non perché ieri una divinità ti ha chiamato e ti ha detto che sta per rinascere in Pingo Pallino lì in via Caltagirone 44. No, semplicemente lo speri. Così come tanti, Roger, Brady, speravano che prima o poi arrivasse qualcuno, ma no perché è stato promesso che guarda, fra 3 minuti arrivo, il grande Dio Madonna, ma perché è così. Ci sono due versioni, ok? Una possiamo pensare in maniera cinica e un'altra in una maniera pseudomistica, che è scritto in qualche testo sacro. Adesso di quale parliamo? Io pensavo in questo video di parlare della versione pseudomistica, non che l'altra sia sbagliata, però qui arriviamo ai famosi punti oscuri di One Piece e quindi è necessario fare un po' più di una teoria, ok? Quindi perdonatemi se a questo giro darò per scontato che è tutto pseudomistico, la prossima volta facciamo la teoria cinica, però a un certo punto o facciamo video di 44 ore di cui parliamo di tutto, non si capisce niente, oppure facciamo le cose organizzate. Facciamo finta, mettiamo un presupposto che One Piece è un manga pseudomistico. L'arrivo di questo qualcuno è segnato da una leggenda, è scritto nella storia e diciamo che pensare a Shirley che prevede la rinascita di Poseidon, i re del mare che dicono sì, vabbè, adesso nascono due re, cioè, fa più pensare però a questa versione. Lo so, per cui partiamo proprio da questa. Comunque, una cosa che sappiamo è che in One Piece esistono le rinascite e questo è un altro dato di certo, un altro dato, proprio una cosa sicura. Poseidon, qui inquadrata, è Shiraoshi che sarebbe rinata dopo 10-15 anni dal flashback, che è colei che poi reincarna la divinità. Si parla di divinità, Nico Robin quando legge questi nomi dice un altro nome di divinità, quindi parliamo di dei, dei che rinascono. One Piece è un manga pseudomistico. Possiamo fare già una prima teoria, dove ci sono degli dei, che a quanto pare c'erano già da tempo, magari in tempi molto antichi, e poi questi dei ogni tot anni rinascono. Poseidon ogni 100, un altro grande dio ogni 800, quindi da Joe Boy a Ruffy faccio un esempio.
Un altro dio che potrebbe, adesso poi ne parliamo perché poi abbiamo due versioni, una monoteistica e una politeistica, ma di questo ne parliamo dopo. Comunque, One Piece è un manga dove prima o poi qualche grande persona rinasce, torna, tanti lo sanno, qualcuno lo teme, dico Rosei, qualcuno lo spera, Dragon, Roger, Rayleigh, Shanks, eccetera, però questo qualcuno rinasce. One Piece è un manga così. Però attenzione, c'è un problema. Può rinascere un dio potentissimo che arriva, piomba sulla terra e fa: eccomi qui, sono dio, sono rinato, ma ammazzo tutti. Questo non è più un manga normale. Questo diventa One Punch Man. Cioè abbiamo un protagonista da subito fortissimo. Ruffy mette piede alla basta. Facciamo finta che sia Ruffy, ovviamente, no? Il dio che è rinato. Arriva alla basta, pum, 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 ammazza a Crocodile, pum, ammazza Enel, ammazza tutti. Varie slobby, sbaraglia la marina, piglia Kaido, uno schiaffo lo distrugge. Questo è One Punch Man. Ok, allora è ovvio che siccome è un manga, questo dio, anche qualora fosse rinato, deve darsi almeno due grandi limitazioni per rendere poi la cosa anche un po' più banga. La prima grande limitazione è che deve cancellarsi la memoria, quindi lui non deve avere la consapevolezza di essere un dio. Beh, ripeto, può essere Luffy, può essere Kid, può essere Capone Beg, magari una delle supernove, però deve togliersi la memoria, altrimenti non c'è sfizio. Uno. Seconda cosa, deve togliersi i poteri. Magari si può lasciare dei poteri assopiti. Uno di questi, che magari aveva Joy Boy e magari anche Luffy, è quello di riuscire a portarsi tutti dalla sua parte. Che è un potere divino il teorema di Mihawk, ma è un potere che questo dio ha, però è molto assopito. A volte esce fuori, a volte no, con qualcuno funziona, con qualcuno no. Però vedete, il meccanismo è quello, questo dio sarebbe super potente, ma al momento i suoi poteri sono assopiti e non ne ha consapevolezza di essere un dio. Quindi lui parte uguale agli altri. Ruffy, anche qualora fosse il prescelto dio, ma non ha nessun vantaggio rispetto agli altri. Un vantaggio che potrebbe uscire fuori a 10, 15, 20 capitoli dalla fine. Quindi non storpierebbe il manga. Ma dopo parliamo poi dell'effetto prescelto, ovviamente. E poi arriviamo a questo punto. Quindi, mettendo insieme questi punti nella prima parte, potremmo dire che il tesoro è nascosto molto molto bene. Quindi chi ce l'ha piazzato lì ha voluto fare in modo che questo dio, qualora dovesse ritornare al tesoro, ovviamente deve fare un bel viaggio complicato perché il tesoro è nascosto bene. Nessuno sa esattamente cosa sia un tesoro, questo One Piece. Roger a quanto pare non ha potuto usarlo, perché mettiamo caso che il tesoro è la lampada di Aladino che realizza i desideri, il primo desiderio di Roger sarebbe stato fammi guarire. Quindi a quanto pare non ha potuto usarlo. Roger non ha cambiato il mondo. Quindi non è come la Triforza in Zelda, basta che la tocchi e cambia il mondo, ma evidentemente Roger non poteva utilizzarlo perché non era lui, però viene detto, siamo arrivati troppo presto, quindi allora chi sarà? Roger dice magari sarà mio figlio, è giusto, e questa è una cosa bellissima di cui parliamo dopo, e poi un'altra cosa certa, arriverà qualcuno. Questi sono punti sicuri, e allora possiamo fare delle riflessioni, che questo tesoro, da tutti chiamato One Piece, è lì in attesa. Quindi questo Dio ha preparato la sua venuta sulla Terra, la sua grande rinascita, mi piace sempre più parlare di rinascita che reincarnazione, e si è anche preparato precedentemente, in qualche precedente vita, un viaggio da affrontare per poter raggiungere questo tesoro. Un po' come se un Dio avesse i poteri solo nel momento in cui prende in mano lo scettro, faccio un esempio. E allora lui poi ha deciso di nascere qui e piazzare lo scettro lì. E tutto questo viaggio serve a lui stesso per fare un viaggio purificatore, un battesimo, una rinascita. Il viaggio stesso è appunto la rinascita di questo dio. E ovviamente tutto questo è anche per rendere il manga un po' più manga, perché ripeto, poi è necessario che ci siano delle sfide da affrontare, no? Comunque andiamo avanti. Roger non è l'uomo della profezia, questo è sicuro, e Roger può solo invitare tanti uomini a provarci. Nel momento in cui io, Roger, capisco che lì c'è un tesoro, prima o poi arriverà un dio che rinascerà per trovare questo tesoro e risvegliare tutti i suoi poteri divini e anche la memoria. Roger, allora a questo punto che può fare? Beh, sperare che qualcuno delle future generazioni, tanto questo tra 10-15 anni arriva, possa partire per questo viaggio, perché c'è un enorme rischio che questo dio rinasce, ma non ha lo stimolo di trovare il tesoro. E quindi lui rinasce in qualcuno, ma questo qualcuno se ne sta fermo a casa a farsi le seghe sul divano. E allora Roger deve evitare questa cosa. E quindi cosa fa? Fa partire l'era della pirateria e al tempo stesso fa una cosa dolcissima da padre, dice: ah, magari farò un figlio, sarà proprio lui. Vabbè, ci sta, cazzo, ogni padre, no? È giusto che speri che il proprio figlio sia speciale, è anche bello questo. E quindi la domanda però è:
Ma poi che succede quando questo dio rinasce e veramente alla fine del viaggio riesce a ritrovare il grande tesoro che lui stesso generazioni prima si era messo proprio lì per toccare di dire? Cioè, cosa succede quando questo Ruffy trova il One Piece e può utilizzarlo? Che succede? Beh, stando a questa teoria, che ripeto è una teoria pseudomistica secondo cui vi è un dio che sta per rinascere, eccetera, dovrebbe riacquistare memoria e poteri. Ma non è che poi bastano questi per cambiare tutto. Riacquistando memoria e poteri, questo dio all'improvviso arriva lì e dice: oh cazzo, mo mi ricordo tutto. Io sono qui, sono rinato per cambiare questo mondo. Ma questo mondo non lo puoi cambiare con un schiocco di dita, sei costretto a fare una grande guerra. Qualcuno sarà dalla tua parte, qualcuno no. Una grande guerra contro un'organizzazione come quella del governo, e allora ecco che poi ci sarà il grande cambiamento del mondo. Questo dio alla fine potrebbe anche decidere di morire per poi rinascere fra tot anni, eccetera, eccetera, ma questo poi siamo già troppo avanti. Quindi continuiamo in questo percorso. Viva il prescelto, a morte il prescelto. Ma allora Ruffy quindi è il classico dio che è rinato, bla 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 bla, è soltanto un prescelto, a me i manga così fan cagare. E in effetti vediamo a questo certi ragionamenti. Allora, prima facciamoci dei discorsi del perché potrebbe esserci un dio. Dunque, sembra che quindi un antico dio organizzato il suo ritorno. Ok? Io adesso ripeto un attimino per essere chiaro, perché non vorrei che nessuno rimanga indietro nel ragionamento. Il One Piece è il suo e soltanto suo tesoro, che sta lì in attesa che lui, rinascendo, cancellandosi la memoria, togliendosi i poteri, possa rinascere per poi raggiungere questo tesoro, no? E risvegliare i suoi poteri, la memoria, eccetera, eccetera. Lui si è organizzato tutto questo. Alcuni lo invocano, Rayleigh, altri lo temono, Icorosè, e il viaggio è necessario. Perché ovviamente questo dio non poteva rinascere già con tutti i poteri, se non era One Punch Man. Poi, qui abbiamo però due possibilità, di cui vi accennavo brevemente prima. Una è monoteistica, una è politeistica. Molto semplice. Questo dio che si è prefisso che tornerà a cambiare il mondo e si è reincarnato in una delle supernove, diciamo così, anche se sappiamo che è Ruffy, questo qui potrebbe essere o l'unico vero grande dio e tutti gli altri, Poseidon, Uranus, saranno armi, ma esiste un unico grande dio che sta per tornare. Una visione monoteistica di One Piece, questo è un altro dei punti oscuri che Oda potrebbe poi manipolare e noi al momento brancoliamo nel buio. C'è un solo grande dio e tutti gli altri sono fittizi, soprattutto Im. Im è un dio completamente fittizio, creato artificiosamente dagli uomini che l'hanno elevato in dio senza sapere neanche cosa cazzo sia un dio, e quindi Ruffy dovrà sconfiggere questo dio finto creato dagli uomini. Un po' come, no? Gli ebrei, quando la storia degli ebrei, loro andavano in città che veneravano falsi dei tipo il toro d'oro, eccetera, eccetera, e loro portavano l'ariete, il corno d'ariete, toro, ariete, poi arriva i pesci. E poi l'altra versione è quella politeistica, è una lotta fra dei. Tanti dei si sono dati l'appuntamento ora, quindi Poseidon è rinato, Uranus è rinato che è l'uovo di Roger. Im in realtà non è un finto dio, ma è un dio anche lui, è tipo il dio Apollo, dio del sole. Ruffy è un altro dio ancora che sta per rinascere, quello che Roger e tanti altri stavano aspettando, il dio della D, che potrebbe essere, a me è piaciuto un ragazzo la volta scorsa nella posta, Dioniso, quindi Dioniso contro Apollo, i due dei che da sempre, no, si sono scontrati, il dio dell'ebbrezza contro il dio del rigore, diciamo. Poi Marshall in inglese è marziale, Marshall, no, quindi marziale è riferito a Marte, Barbanera è riferito a Marte, sempre accompagnato dal numero 3, il coso lì che ha fatto la ferita a Shanks, i tre teschi sulla bandiera, perché Marte andava sempre in guerra con i suoi figli, Deimos e Phobos, no? Che sono anche le lune di Marte nel pianeta, e quindi sì, il numero 3 lui è legato al dio della guerra, e tutti questi dei si rincontreranno per farsi la grande battaglia, Im magari contro Teach contro Di, quindi sarebbe il dio di Ruffy, e poi ogni dio veramente avrà qualche arma ancestrale dalla sua parte, un esercito dalla sua parte, la marina che si spezzerà, copi da una parte, quelli dall'altra, e ci sarà la grande guerra, uno scontro fra dei. Sarebbe una citazione un po' all'Iliade, dove Achei contro Troiani, ma poi gli dei hanno tutti preso una posizione, qualche dio faceva il tifo per i Troiani, qualche dio faceva il tifo per i Greci, eccetera, e quindi potrebbe anche andare così. Abbiamo due versioni, una monoteistica e una politeistica, e anche qui brancoliamo nel buio. Però, dove cazzo ero arrivato con le foto? Mi sono perso, ero qui. E adesso però arriviamo a un ragionamento. Prendo spunto da un ragazzo simpaticissimo, Jacopo Corradi, che mi segue spesso. Non è un attacco a lui, sia ben chiaro, è una meravigliosa conversazione che voglio fare con questo ragazzo, che fa un ragionamento, che dice:
Io spero con tutto me stesso che Oda non cada nell'errore più banale di tutti, cioè la predestinazione. Non avrebbe senso che Luffy si rivelasse la reincarnazione di Roger o Joy Boy. Quindi il ragionamento che fa il buon Jacopo è: Luffy è un predestinato, e quindi se vince è soltanto perché alla fine è un eletto. Ragazzi, è un ragionamento giustissimo che ci può stare, però io vorrei un attimino rigirarvelo contro. È un po', spero di non essere lungo in questo caso, però qui stiamo parlando proprio del nocciolo del manga, cioè la parte che poi interessa di più a me. A me non interessa sapere come cazzo finisce questo manga, voglio sapere Oda dove vuole andare a parare, no? E quindi questo per me è un punto veramente molto sensibile. Il ragionamento 2, quello che invece io vi propongo, è questo, che si basa sul fatto che Luffy non ha la consapevolezza di essere un dio, non ha i poteri di un dio. Non a caso ha perso 3 volte contro Crocodile, ha perso contro Enel, contro Gekkomori, ha perso contro Big Mom, si stava spezzando le braccia quando era catturato dentro la prigione di Mondor, si è fatto catturare da tante, ha perso contro Kaido. Quindi è un dio, ok, però si sta facendo il culo così. Allora il ragionamento potrebbe essere questo. Ragionamento 2. Luffy in realtà è uno dei predestinati della storia, ma non lo sa. Segue l'istinto, lotta senza voler favori alle Sabaody. Usopp, se so come va a finire me ne vado. Proprio perché questo dio si è autoimposto di non sapere nulla, e quindi vedete l'istinto di Luffy come lo muove, no? Poi ci crede. Se rinunciasse, nessuno lo obbligherebbe a continuare. Se Luffy domani mattina dicesse: vabbè ragazzi, io mollo, me ne vado, nessuno, non è che Shanks andrebbe lì con un fucile: no, adesso tu continui perché cazzo io mi sono perso un braccio per colpa tua. No, quando Shanks ha perso un braccio, poi dopo di Luffy non ha saputo più nulla, e poi all'improvviso viene a sapere che ha iniziato a fare il pirata, e Shanks dice: Luffy l'hai fatto davvero, cazzo è una scommessa. Ma nessuno lo sta obbligando a fare quella roba, quindi è un prescelto, ma tutto parte da lui. Quindi poi e alla fine lui, il suo non mollare mai, no? Perché l'idea del manga potrebbe essere questo: tu non mollare mai perché potresti essere un predestinato. Vi faccio degli esempi rapidissimi nel nostro mondo. Di predestinati noi in realtà ne abbiamo. Poi se voi avete una versione del mondo atea, cinica, vabbè, sono fatti vostri, però così come io non apprezzo i credenti che a capocciate, a roghi, eccetera, vogliono imporre la loro fede, non accetto neanche gli atei che a capocciate in bocca e ginocchiate nello stomaco vogliono imporre il loro ateismo. Diciamo che ognuno è libero di pensare come vuole, però io quello che vedo in questo mondo è che c'è un bambino di nome Lionel Messi che nasce con una malformazione perché non riesce a crescere. Io potrei dire a questo bambino: ehi bimbo, guarda che non sei un predestinato del calcio, quindi lascia stare, impara un mestiere che è meglio. No, perché è un bimbo, e il manga è rivolto a ragazzini di 11-12 anni che stanno per fare, per affrontare la vita, e hanno dei sogni, e vaffanculo, loro devono crederci. Poi se uno a 40 anni non ci crede più, sono cazzi vostri, ma un bambino deve crederci nei sogni, un adolescente deve crederci. Noi abbiamo bisogno di essere... Allora, la questione è: tu potresti essere un predestinato, credici. Ma io poi devo fare le cure, credici che magari qualcuno ti aiuta. E poi, anche se Messi fosse la rinascita del dio del calcio, però da solo non ce l'avrebbe fatta. Ha avuto una squadra che ha creduto in lui, dei genitori che lo hanno accompagnato, lo hanno sorretto, una squadra che gli ha pagato le visite per poter crescere un pochettino così. Ma guardate lo stesso a Ronaldo, ma non per fare la rivalità, però nel calcio idem. Ronaldo è nato poverissimo, un padre alcolizzato, una madre che praticamente si è tolto gli unici soldi che aveva per comprargli un vestitino da calcio, delle scarpette per fargli fare un provino. Un amico, così racconta la leggenda, che in questo provino si è sacrificato per far scegliere lui Ronaldo, che aveva più talento, e non lui che ne aveva di meno e lo sapeva. Quindi un amico tipo Shanks che si sacrifica. Tante botte di culo. Perché anche se tu sei un predestinato, e signori, Messi e Ronaldo lo sono, c'è poco da fare nel mondo del calcio ad esempio, però hai bisogno comunque di persone che ti sorreggono. Ma l'importante è che tu ci creda, perché se Messi da diceva: papà basta, non ci voglio fare più il calciatore, ragazzi, c'è poco da fare, quello non diventava calciatore, dipende da te. Quindi il messaggio è diverso. Il messaggio potrebbe essere: Luffy ok è un predestinato, ma l'importante è che lui ci creda. Nessuno lo sta obbligando, nessuno è andato da Luffy nel primo capitolo a dire: Luffy, che sto dormendo, Luffy, guarda che tu sei il figlio, la rinascita del dio, devi andare. E poi mi scoccio: devi andare, vaffanculo, lo prendono e lo buttano giù dal letto. Non è così. Luffy ha voluto fare tutto lui, sta facendo tutto da solo, non ha aiuti perché in realtà non ha potere alla Saitama Sensei, anzi ne prende di santa ragione spesso.
sottonda una grande forza di volontà istintiva dentro di lui, e alla fine, se ci arriva, dopo, ma sottolineo dopo, scopre di essere un predestinato. Volete un esempio non calcistico? Magnus Carlsen, campione del mondo di scacchi, un ragazzo poco più che ventenne che alcuni dicono potrebbe raggiungere i 3000 punti Elo, che è praticamente un'utopia del mondo degli scacchi, perché dovesse avere un quotiente intellettivo non so quanto cazzo sparato in alto, e che a 13 anni già giocava tranquillamente con Kasparov. Pochi mesi fa, fine 2019, è diventato campione anche di Rapid, Blitz e tutti i tipi di scacchi possibili e immaginabili, tutti i tipi di, no, di attività. È un mostro questo qui, gioca in live, in streaming, contro i gran maestri, si sveglia al mattino con tutto spettinato, ah sì, adesso faccio ta 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 ta, e vince, con dei gran maestri che sembrano dei deficienti. È un mostro, è un talento di appena 20 anni, poco più di 20 anni. Ci sono i predestinati in questo mondo. Il punto è che però bisogna crederci. Nessuno ha obbligato Carlsen a fare lo scacchista e lui non voleva. Quindi l'idea, ripeto, è invertita. Rufio è un predestinato, ma l'importante è che ci creda. Messaggio di fondo del manga, perché pur sempre un manga, un po' di magia ci deve essere nella vita. Questo voglio dire, il discorso dell'ateismo. Io voglio anche però far credere che un po' di magia esista. Dentro di te, pensaci, potrebbe esserci veramente lo spirito di Mozart, di Maradona, dimmi un talento, di Van Gogh, eccetera. E tu però devi crederci, perché se non ci credi puoi mollare. Rufy in qualunque momento poteva mollare, dopo le Sabaody, l'intera ciurma ha avuto dei momenti di enorme crisi, Usopp stava ingrassando durante l'allenamento, poteva mollare, non ha mollato, perché poi è così, capito, circostanze che ti portano, ecco. Quindi il discorso del prescelto potrebbe essere anche un po' questo. Il messaggio di fondo è, invece no, i prescelti esistono e potresti esserlo anche tu. L'importante è che tu ci creda. E tutti quelli che ti dicono, no, ma quando mai nel mondo ste robe non esistono, mandali a fanculo, perché potresti essere un prescelto. L'importante è che tu ci creda e che intorno a te ci siano persone che ti accompagnino, ovviamente, perché da soli non si riesce in nulla. Guarda, è senso di One Piece alla fine, se ci pensate. Quindi si può anche leggere in questa maniera, per il fatto che Rufy non ha né la consapevolezza, la memoria, né i poteri del Dio. Magari li risveglierà quando toccherà, quando arriverà al One Piece, risveglierà questi poteri, ma al momento non li ha. Ok? E quindi andiamo avanti. Una piccola precisazione sul discorso degli dèi, che può essere sia nella versione monoteistica che politeistica. Volevo soltanto portare alla vostra attenzione il fatto che nella storia dell'umanità abbiamo avuto interpretazioni diverse degli dèi. Da un lato, ad esempio, abbiamo avuto gli egizi, che credevano, proprio per loro era logico matematico deduttivo, che un dio, se proprio deve nascere nel corpo di un uomo, vuole farlo all'interno della famiglia reale dei faraoni, servito, riverito nel lusso, perché è un dio. Cioè, se tu prendevi un egizio 4000 anni fa e gli dicevi, guarda, quello è un contadino e quello è il figlio del faraone, secondo te il dio Ra dove rinasce? Quello ti guarda e dice, ma che sei deficiente, è ovvio che nasce nel figlio del faraone, figurati se il dio Ra va a nascere in un contadino. Perché avevano questa versione, e questa è l'interpretazione divina di Im. O perché politeistico, il dio di Im veramente vuole nascere con degli schiavi umani in una famiglia reale, sangue nobile, o perché è un'interpretazione che hanno fatto i draghi celesti, che sono dei coglioni, e quindi ovviamente a breve verranno distrutti. Ma poi in seguito è nata un'altra religione, che è il cristianesimo. Questo è breve, ne avevo parlato nell'amaro in maniera molto più approfondita, se vi interessa ve lo guardate, se non fa niente. Però il cristianesimo propone un'altra versione: il grande Dio rinasce, ma non vuole farlo nelle famiglie reali, servito, riverito, ma vuole farlo proprio nel contadino. Oggi chiedi a un cristiano, secondo te Dio dove è più probabile che rinasca? Nella famiglia reale o negli ultimi degli ultimi, a lavare i piedi ai lebbrosi? Beh, il Cristo ci ha insegnato che sarebbe più rinato lì. E diciamo, questo è il meccanismo, un tipo di filosofia. Vedete come poi anche l'umanità cambia. Prima gli dèi interpretano in una maniera, poi in un'altra, no? Però questo è un discorso, ed è ovvio che qualora fosse questo, magari Im è un dio lussuoso che vuole una grande corona altissima d'oro in testa, come quella che ha Im, mentre invece l'altro dio, quello di Rufy, Joy Boy, vuole un cappello di paglia in testa, perché il cappello di paglia è simbolo di povertà, simbolo degli ultimi. Quindi anche una versione politeistica, siamo una sfida fra dei, dove abbiamo un dio che vuole comandare, dominante, e un dio invece che è umile fra gli ultimi. Quindi dio, il dio della D, che poi adesso si riscontreranno, perché ogni tot anni il famoso nemico ciclico di cui io parlavo in un amaro tempo fa parlando di Zelda
all'improvviso ritorna e prima o poi tutto ritorna, no? E poi in conclusione quindi ripeto il discorso del viaggio, perché il Dio si è annullato la memoria, i poteri eccetera eccetera per poi ritrovarli solo quando toccherà il One Piece, che il tesoro fatto apposta per lui, perché uno è uno shonen e deve per forza altrimenti Saitama, e poi perché il viaggio è la sfida che il Dio si è autoimposto come necessaria alla sua rinascita. Senza aiuti, o meglio, aiutato dai Nakama, va bene, ma senza aiuti, senza favoritismi, cioè senza utilizzare i suoi poteri divini, ok? Lui si elimina i poteri, si cancella la memoria e rinasce, contando solo sulle forze di un semplice uomo, aiutato dai Nakama, e solo allora, al termine di questo viaggio, lui potrà risvegliare i suoi poteri perché se lo sarà meritato. Noi potremmo anche pensare che questo Dio ha provato anche 400 anni fa a rinascere, ma non ce l'ha fatta. Ci ha riprovato 500 anni fa, non ce l'ha fatta. Però adesso magari ce la può fare perché Luffy è un po' diverso. Magari, potrebbe anche essere quello il messaggio di One Piece. Andiamo un attimino avanti e poi concludiamo questo discorso e parliamo di Oden. Sì, vi sto praticamente distruggendo sto video, lo so. Comunque, una seconda precisazione. La stele. Perché in questa versione pseudomistica di One Piece dobbiamo partire dal presupposto che c'è scritto da qualche parte l'intera storia. E, piaccia o non piaccia, anche questa è tipica dei manga giapponesi. C'è la stele degli Uchiha in Naruto che racconta un po' la storia, che poi in realtà è stata manipolata, ma questa è un'altra storia. Ma soprattutto il manga che più di tutti, secondo me, ha ispirato One Piece, che è Hokuto no Ken, da parecchio che non lo cito, quindi non rompetevi il è che alla fine, nel capitolo 200... si scopre che Ken, proprio lui il personaggio principale, si ritrova dinanzi a quella qui, alla statua Hokuto, che tra l'altro il capitolo precedente si chiamava The Tears of Goddess, le lacrime della dea. Quindi anche in Hokuto no Ken ci sono proprio gli dei. Comunque vabbè, si trova davanti alla statua e Ken sente una voce dalla statua che lo chiama e dice I heard the voice calling, vabbè, sento una voce che mi sta chiamando. Ken sente la voce delle cose, ok. Dopodiché cosa succede? In Hokuto no Ken, che Ken deve affrontare un grande nemico di nome Kaio, che potrebbe essere l'im della situazione. Però non riesce ad affrontarlo, già ha provato una volta e ha perso, perché lui non ha ancora appreso tutti i segreti della divina scuola di Hokuto. C'è questa statua, questa statua che poi vedete si apre, all'interno vi è una stele, il Ryo Pony Griff. Ken mette le mani sul Ryo Pony Griff, ma sia ben chiaro, su questa stele, ma sia ben chiaro, accanto a lui ci sono altre persone come Ork, un suo carissimo amico. Ma se Ork avesse toccato la stele, se tu avessi toccato la stele, mica diventavi successore della divina scuola di Hokuto. Non ti succedeva niente, per te era una semplice pietra. Il discorso di Roger, trova davanti One Piece ma non spetta l'ultimo. Invece Ken, che è il predestinato, il successore della divina scuola di Hokuto, quando lui mette le mani, pum, la statua si illumina, si accende, si attiva e insegna a Ken tutta la storia. Ken dice, ho appreso la meravigliosa vita del fondatore della divina scuola di Hokuto, impara tutto, tutti i segreti possibili e immaginabili. Alla fine Ork vede Ken, dopo che ha visto questa cosa, Ken addirittura è in lacrime quando impara l'intera storia, e Ork lo guarda e dice, Ken il tuo corpo è diverso, perché lui ha avuto proprio una trasformazione. Dopo, ovviamente, come potete ben immaginare, fare il culo così a Kaio, perché sarà diventato il più forte di tutti. Ma questo accade alla fine. Cioè, questo manga meraviglioso... Dopo che questo accade, c'è soltanto la sfida finale e poi si conclude. Poi c'è un piccolo sequel che sarebbe Ken che fa da maestro al figlio di Raul, però questa è un'altra storia, non è stata neanche messa nell'anime, lo so, non rompetemi le ba. Ma il punto è questo fondamentale. Quindi Ken è uno che ha dovuto farsi il culo così, però e poi alla fine trova la statua e poco dopo c'è l'ultima battaglia e termina il manga. Potrebbe anche avere questa versione One Piece, cioè Luffy fa tutto sto meraviglioso viaggio, si fa il culo, senza aiuti, quindi sarà pure un predestinato, ma si sta facendo il culo così perché ci crede. Poi alla fine tocca il One Piece, si attiva la statua, impara la storia, riprende i poteri, va a fare l'ultima guerra, 20 capitoli, termina il manga. Non possiamo parlare di un personaggio che non è più lo stesso, ha storpiato il personaggio, cazzo mancano 20 capitoli alla fine, che cazzo vuoi storpiare più, ormai è finito il manga, no? E quindi potrebbe avere questa versione. Piaccia o non piaccia, le steli, le cose che raccontano l'intera storia, ci stanno nei manga, purtroppo è così, E quindi adesso proviamo a mettere insieme, questa è veramente la parte più divertente, le frasi, e cerchiamo un po' di capire così. Relic che dice, ah, Shiru, dice proprio così, sì, lo sappiamo, Rico Robi, abbiamo conosciuto la storia, ma eravamo solo dei pirati. Perché dice questo? Perché, stando a questa mia teoria,
La profezia è troppo mistica, è complicata. Cioè, quello che ha potuto scrivere un dio dinanzi a lì, secondo voi un dio ha scritto con i pupazzetti alla Peppa Pig? Ha scritto frasi complicate, mistiche, tornerò quando io, grande dio, rinascerò. Un gruppo di pirati, innanzitutto, possono pensare che sia tutta una balla. Cioè, si trovano davanti a un testo sacro, così un dio che dice che tornerà. La prima cosa inizia a dire, ma che è sta strunzata? E ti metti a ridere, quindi la reazione, la risata, è una reazione normalissima che ci può stare, perché dici, ma che è sta roba? Ma che è tutto sto casino? Poi un'altra cosa che fa ridere è che magari Roger prova a vedere se lui può manipolare questo One Piece, non si attiva la statua, non succede nulla, si mette a ridere, capito? Capitano, mi ha fatto tutto sto casino per questo? Che cazzo volete che mi dica? Però al tempo stesso può anche partirti la risata, perché se tu sotto sotto credi che sta storia sia vera, allora sai che il mondo è prossimo a una grande guerra. E ti viene da ridere, capito? Che dice, questo il governo sta facendo tutto per mantenere l'ordine, questo non ha capito che qua a tempo 10-15 anni si scassa tutto. E quindi la cosa può essere divertente. E quindi, riletta così, tutto ha un senso. Eravamo solo pirati. Che cazzo ne sapevamo, no? Che stava scritta una cosa complicatissima là vicino, ma che buono. E invece, capito, magari voi di Ohara, ecco perché all'inizio vi dicevo, Clover si sarebbe fatto una risata davanti a quella stella, forse no. Perché lui l'avete la brevissima, e quindi questa tutto qui torna. Ad esempio, vediamo un'altra cosa che potrebbe tutto torna. Teach, oh my Johnny, non sei tu Teach, arriverà qualcuno a farsi carico della storia. One Piece, Jitsu Saisuri. One Piece esiste, perché dice questo? Newgate nel flashback è sempre sembrato un po' mistico. Quando Roger gli racconta, proprio in questo ultimo flashback, 3 capitoli fa, no? Roger gli dice, guarda, ma io mi pare che questo così. Newgate gli dice, ma che è, si strunzate, gli dice proprio così in giapponese. Però Newgate è sempre sembrato un po' cinico, ma come spesso accade, anche personaggi che sono molto cinici, in punto di morte, ripensa alle parole di Roger. Cioè, ti viene un dubbio. Ma vuoi vedere che Roger, quando mi ha raccontato la storia che esiste un dio che tornerà, che farà tutte queste robe, eccetera, ma vuoi vedere che aveva ragione? Io magari gli ho riso in faccia, io gli ho detto, ma Roger, ma che so, sti strunzati. Ma vuoi vedere che quello aveva ragione? Perché magari in punto di morte c'hai la speranza che poi in futuro qualcosa di bello possa avvenire. E allora ecco che in punto di morte Newgate ripensa alle parole di Roger, magari dice, mi sbagliavo, questo forse aveva ragione, e allora dice la famosa frase. In punto di morte dice che la storia di Roger era vera, che tornerà questo dio a portare la pace, ma si rende conto che quel dio che Roger stava aspettando non è Teach. Versione politeistica, Teach è semplicemente un altro dio, ecco perché poi ha due anime, magari il dio Marte all'interno del corpo di Teach già si è risvegliato, eccetera, poi qui fatevi le vostre teorie. Versione monoteistica, Teach è semplicemente fasullo, ma fatto sta che non è Teach. E quindi ecco perché Barba Bianca dice quelle frasi. In punto di morte cambia, si converte, potremmo dire, no? Capisce che quelle di Roger forse erano cose vere. E poi un'altra frase importante. Ho perso il braccio nel mare orientale perché ho fatto una scommessa. O anche, Rufy, quel cappello ti dona la perfezione. Perché? Perché se è vera la storia del capitano, allora Shanks è fondamentale. Cosa ha detto Roger a Shanks? Shanks è messo in lacrime, eccetera. Shanks, trova tu quel ragazzo. Quindi Shanks ha come compito quello di difendere l'ultimo Rotponi Griff e quello di trovare questa persona che potrebbe essere la rinascita del capitano. Shanks ha scommesso su Rufy, ha perso persino un braccio su Rufy. Ma mettiamo caso che l'ha azzeccata, mettiamo caso che tu hai visto un ragazzino, sei convinto che questo ragazzino sia la reincarnazione di un dio. Tu cazzo ti perdi braccio, gambe, perdi tutto per quel ragazzino, tranne una cosa che ti serve troppo, però perdi tutto perché se ormai sei convinto che quello è una specie di martire Shanks, cioè lui è disposto a tutto pur di salvare la vita a quel ragazzo perché è convinto che sia il ragazzo del destino. E quindi poi ovviamente gli dice quel cappello di paglia ti sta benissimo, perché lui dice se quello è il cappello di paglia che portava il grande dio, il dio dei poveri, il dio della bontà, il dio che rinascerà, Rufy ti sta proprio bene quel cappello, perché tu sei proprio così, sei schietto, ridi, magari la risata, perché alla fine, anche se non vuoi essere un eroe, però aiuti sempre gli ultimi, sei tu, quel cappello ti sta proprio bene. Lui ha fatto una scommessa, è convinto che Rufy sia quello, e quindi alla fine tutto torna, capito?
E Shanks è quello che ha lanciato Luffy. Cazzo che soddisfazione, la tua vita voglia che ha un senso. Se sei quello che ha lanciato praticamente al viaggio, ricordiamoci, il Dio si è tolto la memoria, adesso c'è bisogno che qualcuno lo stimoli a fare il viaggio perché così vuole il destino. Cazzo, è stato lui. Cioè Shanks diventa fondamentale nel manga, infatti è fondamentale, eccetera eccetera. Adesso io concludo qui tutto il discorso, parliamo un attimino di Oden, poi ditemi voi se la teoria vi piace. Ricordatevi, anche se vi ha convinto, c'è la teoria completamente cinica che è altrettanto valida, ma ne parleremo la prossima volta. È tornato Oden e io mi sono messo nel punto delle fotografie sbagliate, ma va bene lo stesso. Ci sono dei simboli di povertà bellissimi che molti avete notato nella lettura di questo capitolo, che appunto dimostrano come ormai Wano sia diventata povera. Ma anche qui un ragionamento che potremmo collegare a quello di prima: in One Piece puntualmente i veri re sono poveri. La famiglia di Oden e quindi anche Toki sono dei veri re all'interno del paese di Wano, perché hanno il kimono con le toppe. Cioè, però da parte dal presupposto che un vero leader è povero, un falso leader è ricco. Fateci caso, gira e gira è sempre quello il meccanismo. Comunque, vabbè, Oden è così. Ritornano i sensi di colpa di Kinemon, perché come potete notare, Kinemon, ricordiamoci il flashback, no? Nel capitolo 959, praticamente Kinemon era disperato, voleva andare nella scialuppa, l'ultima cosa che si è salvato sotto la pioggia. Lui ha dei sensi di colpa pazzeschi e questo è uno dei tanti sensi di colpa. Ha provato ad attaccare Orochi e purtroppo a perderci la salute è stata Toki, che è stata ferita una gamba, no? Quindi Kinemon è una persona che Oda sta cercando proprio di farci capire quanto abbia questo desiderio portato dall'amore per il suo paese, amore per il suo grande leader Oden, ma soprattutto per i sensi di colpa che Kinemon sta provando. Tutto questo potrebbe anche portare alla fine a un gesto disperato di Kinemon sul finale di questa saga. Poi vedremo. Poi, Toki è ferita e malata ed è chiaramente pronta a morire. Quindi, tutte le teorie che fanno pensare che Toki si è lanciata anche lei nel futuro, eccetera, secondo me no. Secondo me Toki ha lanciato altri nel futuro, forse attraverso il risveglio del frutto, no? Quindi poter così estendere il proprio potere a altri. Dopodiché lei probabilmente è morta insieme a Oden, secondo me. Mi dispiace, ma tutte le teorie che la vedono viva dopo questo capitolo, secondo me, non reggono molto. E poi, una cosa interessantissima. Ormai si capisce già da adesso che la forza di Kaido è l'alleanza, la forza oscura di Orochi è l'alleanza con Kaido. La domanda è: ma Oden in questo flashback, ora che è iniziato il duello, probabilmente già nel prossimo capitolo arriverà Kaido e i due si sfideranno, ma Oden ha speranze di vittoria? Perché Oden è fortissimo, ma ricordiamoci che quando ha incontrato Roger con un colpo solo l'ha messo KO. Probabilmente Kaido, mangiando il frutto del drago, è diventato troppo forte. E quindi Oden avrà pure fatto una grande battaglia dove l'ha pure ferito, ma secondo me già adesso Oden non è in grado di battere Kaido. Nessuno per ora può battere Kaido. Forse all'epoca di questi fatti Newgate avrebbe potuto farlo, Roger ormai già era malato, ma secondo me nessuno già all'epoca poteva iniziare a battere Kaido, già era diventato troppo forte. Quindi secondo me stiamo avviandoci verso la conclusione di questo flashback anche piuttosto scontata. Oden ci proverà, Oden perderà, Toki manderà avanti Kinemon, Kanjuro, Raizo e Momonosuke e chi altri avanti nel futuro e alla fine arriveremo ai giorni nostri. Secondo me purtroppo è così. Uno dice: ma allora l'alleanza, poi perché c'è questa alleanza con Kaido? Beh ragazzi, Orochi fornisce a Kaido armi, smile, soldi, potere. Kaido alla fine che cosa volete che sia? È un pirata in cerca di un territorio da comandare, di schiavi. Lui ha questo grande sogno di farsi un esercito di tutti i fruttati smile. E niente, Orochi gli dà la possibilità di questo tipo di finanziamento. È uno che dice: questa è la mia terra, pigliatela. Tutti questi uomini sono tutti schiavi tuoi, pigliatel. Perché Kaido dovrebbe rinunciarci? Scusa. Cioè, non è una cosa molto più scontata di tante pippe mentali che uno si può fare, no? Ok, andiamo alla più bella della settimana e questa mi ha commosso, sarà che no, però chi è padre può capirmi, però io non sono padre, quindi perché posso capirmi? Non lo so, però il meccanismo è che capisco le vostre voglie di fare 3000 teorie pippe mentali, ma secondo me invece questa è una scena semplicemente romantica. Un padre che ancora non ha un figlio, ma già pensa che suo figlio possa essere qualcuno di geniale. Bellissima sta cosa. Chi diventerà, chi potrà avere quel tesoro? Beh, Roger in realtà lancia l'era della pirateria, quindi comunque a suo figlio gli fornisce una serie di concorrenti pazzeschi. Però alla fine, giustamente, come padre, che bello questo aspetto umano di Roger, che dice: beh,
Ovviamente ci riuscirà mio figlio, perché ci sta che ogni padre possa avere queste ambizioni sul figlio. Poi ovviamente Race finirà a ciambella, come mi avete detto in live, però vabbè, vaffanculo, voi ve lo pigliate sempre in giro. Vediamoci un po' di posta dal mio forum. Allora, vediamo un po'. Ciao a tutti, mi dice Itachi di Urahara, mi dice: Strike, ma il giorno in cui si incontreranno questi dei saranno felici anche le balene. Che cosa significa questa frase mistica? Ecco, non ne ho parlato perché l'ho lasciata qui alla posta. Allora, lui dice due opzioni. Felice perché Lovun, la mitica Lovun, magari può prendere, perché magari dall'incontro dei due la Red Line verrà distrutta e quindi Lovun potrà finalmente, no? E quindi si riferisce a quello. Beh, sarebbero re del mare che vedono molto avanti nel futuro. Ma... E poi, un'altra balena intrappolata potrebbe essere quella che è su Tsunisha, la famosa, no? Into the Whale, ricordate quel capitolo all'interno della balena? Poi, è vero. Quindi poi in realtà ha a che fare con Tsunisha, un collegamento con magari l'altra arma ancestrale e così via. Vabbè. Comunque, la storia delle balene, la verità, non la so. Cioè, potrebbe forse persino essere un modo di dire giapponese. Tipo, rideranno anche le balene. Non lo so, al momento io aspetterei lunedì con la traduzione ufficiale domani. Comunque, poi andiamo avanti. Un altro, che è Rund, ci dice... Strike, ma si due re, ma chi cazzo sono? E ci offre delle versioni. Rufy e Teach, vero. Protagonista e coprotagonista, versione magari anche politeistica, magari biteistica, si usano in realtà due dei, Im e Fasullo, ma i due grandi dei sono il dio della pace, Di, e il dio della guerra, Marte, Marshall, che è rincarnato nel corpo di Dici, perché no? Poi, il cappello di paglia grande e quello piccolo, qui però dobbiamo capire se quel cappello di grande paglia, di paglia grande sotto Marigioa è una statua o è un vero cappello, no? E quindi ne parlavo anche l'altra volta con Ronin in live di sta cosa. Stiamo tutti aspettando un po' di lucidazioni. Poi, i due re potrebbero essere Poseido e Uranus. Qui andremo a finire nell'altra versione, quella cinica, di cui vi parlerò in seguito, l'altra teoria, quindi lasciamo stare. E poi, re di Alabasta e re di Dressrosa. In effetti sono due grandi re che stanno iniziando un po' a smuovere il mondo, perché no? Anche in questo caso, ecco, Rufy non sarebbe l'eletto, ma è tutt'altra storia. Vedete, ci sta, tutto ci sta ancora in One Piece. Poi andiamo avanti. The Last Shandia che dice... Caro Strike, ieri, come già ti accennavo ieri, sembra che Oda stia puntando ad una trama finale simile a quella usata da Kishimoto in Naruto. Parecchi non piace, cioè vedere i due re come i vari Hashirama e i suoi successori. Adesso non vogliamo spoilerare troppe cose per chi non ha seguito Naruto, anche se ormai Naruto è finito da un pezzo, però sì, in effetti sembra andare in questa versione dualistica del manga. Due grandi, Ashura e Indra. Izanagi, Izanami, Susanoo e Amaterasu hanno un po' i giapponesi a tendere verso questa cosa. Purtroppo è vero, piace o non piace. Yin e Yang, pace e bene, ordine e caos, luce e oscurità, è vero. Comunque, piccola illazione sulla spia, che in questo capitolo sembra già essere presente. Non venitemi però a chiedere delle spie perché sapete già come la penso. Per me non ci sono spie. E come ha fatto Orochi a sapere che stavano andando a palazzo? Perché Orochi? Perché è ormai un leader, perché ormai avrà, ad esempio, ha anche un gruppo di ninja, Fukurokuju e tutti gli altri, quindi cazzo, avrà dei suoi modi per sapere le cose. Anche Big Mom sapeva in anticipo dei movimenti dei Mugiwara, ma grazie al caso è il suo territorio, cioè tutti quei sensori, quelle robe, secondo me. Non è, e poi comunque, vabbè, se poi esce la spia, esce, che dobbiamo fare? A me le spie in generale non piacciono. Poi... Cappello di paglia che dice, nel capitolo 968 è interessante notare che l'uovo di Roger continua a rimanere sulla nave. E ci offre in effetti un po' di versione, ci dice, ma com'è, è rimasto sulla Oro Jackson? E la Oro Jackson, allora adesso dove si trova? In realtà, guarda, le domande che mi stai ponendo sono domande che si pongono tutti, ma la verità è che all'interno del manga ancora la risposta non c'è stata. Potrebbe essere, c'è la Scopper Gaban, c'è la Rayleigh che è nascosta dietro le Sabaodis, in fondo al mare, è stata da qualche parte, o è stata distrutta, è tornata a Water 7 e con il suo legno hanno fatto altre robe, non si sa. Poi, un'ipotesi potrebbe essere che l'uovo sia solo un ornamento particolare della nave. Certo, perché no? Poi, Roger fece due viaggi. Il primo dove raggiunge l'uovo, quella che si vede all'ultima isola, e poi il secondo dove raggiunge l'after. E quindi l'uovo potrebbe essere la parte finale del primo viaggio, iniziale del secondo. Vero anche questo. Sono tutte teorie. Secondo me quest'uovo Roger Oda l'ha messo apposta per ucciderci. Comunque, vabbè, andiamo avanti. E poi... Andiamo qui.
Filippo Serrano che dice: ciao Strike, dopo le rivelazioni su Teach ho pensato una cosa. Lui ha ucciso il suo compagno di notte per prendere il frutto. E se Jivek fosse colui che sapeva del frutto e reincarnandosi in Teach potesse prendere possesso del suo corpo dopo di, solo di notte? Una teoria anche questa molto affascinante su Teach. Andiamo avanti. Il One Piece è il cappello di paglia. Quando Luffy lo sostituirà a Shanks, per me sarà finito One Piece. Vero? E poi Totò di Pedro che dice: allora, ecco la mia teoria su One Piece e perché ridono. Secondo me Joy Boy scrive qualcosa tipo: ora dovete lasciare tutto il vostro oro qui. La cosa fa ridere perché pensavano di impadronirsi del tesoro, invece sono costretti a lasciarlo. Probabilmente il One Piece si attiva quando ci sarà tanto oro da formare un blocco unico. E così via in questo ragionamento che Totò ci propone, fino a dire: quindi alla fine ecco anche perché il tesoro di Captain John, no, cioè bisogna portare tutto l'oro lì per attivare il tesoro. Quindi un tesoro all'incontrario. L'oro non è che te lo prendi, lo devi lasciare. È una fantasia simpatica di Totò, secondo me neanche Oda ci ha pensato, però è geniale. E poi su YouTube: è sempre scelto che rinasce deve avere la fortuna di rinascere nell'epoca in cui si trovano le armi ancestrali? Sì, pare proprio che One Piece sia una roba del genere. Ruggero: sembra che One Piece sia ricchezza, fame e potere. Ma bisogna capire cosa sia la ricchezza. Denari, gioielli o qualcosa di morale? Ma soprattutto è soggettivo per Roger, perché lui ha detto che il One Piece è un grande tesoro. Poi il mondo ci sta marciando sopra con la fantasia, ma nessuno sa cos'è e viene specificato, no? Poi Raul: il capitolo c'è ancora sul tuo sito? Sì, di solito lo lascio lì fino alla fine settimana. Roger si è fatto una risata per aver detto tutta sta fatica e nemmeno mi interessa questa roba. Vero. Soprattutto non ci capisco nulla, potrebbe anche essere quello, lo dice lei, che eravamo solo pirate, che cazzo ne sapevamo. E poi l'uovo sulla nave di Roger è un easter egg. Può essere anche quello. Purtroppo, piaccia o non piaccia, può essere anche una trollata del genere. Bene, signore e signori, questo video si conclude qui. Io vi lascio al minuto 50, adesso l'ho fatta pure a restare più o meno in tempo, con questa cosa di Lorenzo che ci dice: comunque, se si legge al contrario Joy Boy tutto attaccato, viene fuori Yob Yoi, che non credo significhi nulla. Al momento questa è una delle migliori teorie che ho letto in generale. Detto questo, io vi lascio alla sigla finale, vi ringrazio per averci seguito per circa oltre 50 minuti, parlo al plurale perché io sono come Ticcio, uno spirito dentro di me, posso mangiare due frutti, quindi grazie per averci seguito, dalla regia tutti vi ringraziano, non esiste la regia, comunque va bene lo stesso, grazie mille, buona domenica e ci vediamo prossimamente, ciao ragazzi!